Perché Cesby? Dice, no, perché Cesby? Andrebbe chiesto al Cesby perché il Trio Medusa, certo, da tante persone. Con il Cesby ci siamo conosciuti nel 2003 come due persone che poi sarebbero diventati fidanzati per la vita. Non è che non ci siamo piaciuti subito, però c'erano delle grosse diffidenze. Beh sì, perché noi in realtà eravamo contrari alla beneficenza, poi quella quando usano i testimonial, diciamo che vai a quella fare di bene un lavoro, cioè, degli altri. Poi questi chi sono? Chi Cesby sono? Che vuol dire Cesby? Mai in sentito. Italiano Cesby non vuol dire niente, cioè. Cooperazione e sviluppo. Interessante. E noi durante le prime telefonate, mi ricordo benissimo, con Giangi, e io gli dissi: guardi, ci davamo del lei, ti ricordi? Guardi, noi veniamo, ma sa, noi siamo le Iene 10 anni, e quindi noi dobbiamo documentare tutto. E Mediaset mandò le Iene perché dovevano verificare il lavoro che il Cesby ai tempi magari poteva millantare, che ne sappiamo se sono bravi o no. Eravamo freschi di Iene con tutta la carica di qui è tutto magna magna, sì, quasi rubano tutto. Sicuri, male, quindi eravamo sicuri di trovare qualche cosa che non funzionasse. Aggiungo una piccola cosa, perché poi 10 anni di Iene ci hanno formati, e anche qui non per fare i fenomeni, ma noi parliamo di tutti questi viaggi che facciamo, insomma, spesso e ci teniamo a dire che chi fa il testimone del Cesby il viaggio se lo paga. Siamo partiti per il Sudafrica per poi passare in Zimbabwe, e lì abbiamo trovato una situazione che incredibilmente funzionava. Abbiamo visto pochissimi italiani e tantissimi locali. Dottori locali autoctoni che collaboravano. Indigeni, certo. E questo nuovo modo di veicolare i fondi, insomma, ci è piaciuto subito. Il caso del Cesby è sconvolgente per la sua serietà ed efficienza, perché prende persone bravissime a fare quel tipo di lavoro. Il concetto con il quale si va in Africa a portare aiuti non è vai lì e distribuisci quello che hai comprato qui. Questo è un vecchio modo di pensare a come aiutare chi ha bisogno. Invece si va lì e si va a produrre, si va a costruire cose che poi debbano rimanere lì e funzionare per chi è lì. Se vuoi piantare un seme che poi germogli e cresca nel corso degli anni, devi portare la conoscenza, devi portare chi insegna al medico cosa fare, per poi lasciare un medico lì, non lasciare solo le medicine.